Red Ronnie. Che faccio? Tante cose, adesso faccio Roxy Bar TV sul web, ma mi occupo soprattutto di musica. La più bella definizione: sei un collezionista di anime. Nelle mie interviste cerco la verità. Però sono qui per raccontarvi una cosa che riguarda l'alimentazione, un fatto che sembrava negativo ma ha cambiato la mia vita e l'ha rivoluzionata. Io sono andato a fare una vacanza, mi hanno invitato i piloti motociclisti, c'era Loris Reggiani, c'era un Valentino Rossi che aveva 10 anni. Chiaramente loro sono spericolati, anch'io mi sono buttato, non so sciare, sono una pippa e sono caduto. Mi sono fatto male a una spalla, non riuscivo più ad alzarla, cioè facevo questo movimento, non aveva più forza. E per me era un problema anche tenere in mano il microfono. Poi stavo lavorando con Gianni Morandi, ho detto: guarda Gianni, nella storia della tua vita dobbiamo intervistare tua madre. Lui dice: non è possibile. Perché? Perché mia madre sta male, ha i chiodi nelle anche, eccetera. Anzi, adesso la porto in un centro con gli oli essenziali. Vabbè, la portiamo, in effetti lei camminava così con le stampelle. Dopo una settimana mi dice: guarda che mia mamma sta bene, andiamo a intervistarla. Come sta bene? Siamo arrivati, lei è uscita tranquillamente. Dico: signora, che è successo? Sorrideva. Ah, niente, non sento più male, non mangio più le lasagne, non mangio più i tortellini, mi fanno i massaggi. Dico: ma forse possono servire anche a me queste cose. Ne premetto, mi facevano infiltrazione di cortisone, antinfiammatori, niente. Visita iridologica, massaggi qui, e dicevo: ma io ho male qui. Sì, ma per la riflessologia sei infiammato qui. Dopodiché dice: niente carne, latte e latticini per 3 mesi. No, dico: ma per se no bastano 3 mesi. Ah, bene, perché io vivevo di cappuccini, il mio record era 28 costolette di maiale e ferri. Dico: ragazzi, mi state togliendo, non è possibile. Però io sono un soldato, ok, sto benissimo, la spalla funziona da Dio, e dico: ma che succede? Però dopo i 3 mesi, adesso, costolette di maiale e ferri, sento puzza, che sta succedendo? Bevo un cappuccino, acidità mi sale e scende, dico: che sta succedendo? Telefono, dico: ma che è successo? Ti sei disintossicato e capisci i danni che ti fanno. Ho smesso tutto, ho smesso anche il pesce, la mia vita è totalmente cambiata, ho acquistato molta più energia, molta più sensibilità, non mi ammalo dal 1990, ho capito che soltanto diventando vegetariani si può salvare il mondo, perché dove mangia un carnivoro mangerebbero 10 vegetariani. I motivi sono tanti, come vedete non ho parlato di fatti etici, perché i fatti etici io non li capivo quando ero carnivoro, oggi sì. Poi dopo si acquista una sensibilità incredibile, addirittura si fa molto meglio l'amore. Difatti c'è una maglietta che portava anche Madonna: Vegetarians do it better. Red Ronnie! Ma tu ti chiami Gabriele Anzalone? Io mi chiamo Gabriele Anzalone, invece, Gabriele, che è l'arcangelo della comunicazione. Invece di Red Ronnie, hai Red cambiato, hai detto: voglio essere figo, Red Ronnie. Invece Gabriele Anzalone funziona bene, no? No, e perché no? Ma perché nel 77 è successo un casino a Bologna, che hanno ucciso uno studente, ho fatto reportage, Lucio Dalla e Guccini e Bombi hanno chiuso la radio, no, Lucio Dalla e Bombi, allora sono andato a fare, ho dovuto cambiare nome perché la polizia mi cercava, ho scelto Red Ronnie, Red per il colore dei capelli, Ronnie perché Ronnie Peterson era un pilota di Formula 1. Io da anni ti guardo sempre, no? Mi sì. Sono sempre chiesto: ma dentro la capoccia uno come te che c'ha? C'ha dei casini, perché sai, anche la scelta... Si vede bene, eh? Da quando ti sei mangiato 28 costolette da bacio? No, da dopo. Perché sai, quando tu cominci a dire: io non faccio più pubblicità ai prodotti che ritengo dannosi alla salute, mm-hmm, ti escludo andare... E prima l'avevi fatta, però. Certo. E che avevi fatto? Che pubblicità? No, non di la marca? No. Prima non avevo mai fatto pubblicità, però dopo ho cominciato a dire: no, no carne, no latte, no tecine, no alcol. Mi hanno offerto 1 miliardo per fare l'alcol, ho detto di no. Diventi un problema. Difatti io non sono in TV, sono sul web. E adesso praticamente, no, ma chi te vede nessuno? Nessuno sapeva, lo sapevate che questo succede a chi non mangia la carne? Non lo vede nessuno. No, è vero, ti seguo tanto. È vero. Senti, adesso però, quindi che mangi? Solamente roba così? Che cosa? Che lattuga, cose no, così? No, mangio pasta, soprattutto pasta. I farro, camut, eccetera. Guarda che si mangia molto bene. Ma scusa, sta panza è piena di puzze, perché a sto punto, come fa a venire la panza così? Ma perché mangio molto, stress e poi mangio molto, e si mangia bene. Pensi che i vegetariani mangiano bene? La carne non ha sapore, a meno che non la brustolisci o gli metti le spezie. Le spezie sono vegetali.
Quindi. E questa cosa qua ha migliorato anche, dicevi, la tua funzione fa l'amore, tutto. No, ho parlato con tua moglie, mi ha detto che mica è vero. È una cazzata che si è inventata adesso. Veramente. No, io vedo, sempre viene a Roma. No, però. Valentino, vieni a dare una mano, va? Valentino, vieni qua. Ti aiuto io. Grazie. Grazie mille. Io sono qui perché Giovanotti mi ha detto che dovevo venire. Giovanotti ti ha detto che dovevi venire? Sì. E portacelo, torna con lui. Ma potevi mandare a lui che sei venuto a fare. Fagli un appazzito. No, non è vero. Facciamogli un appello. No, ma adesso Lorenzo si ritira per un po', sparisce dalle scene. Però quando torna, secondo me viene, perché ha detto che è il più bel programma che c'è. Quindi mi sono anche arrabbiato perché ho detto, scusa, è Roxy Bar. Allora abbiamo cominciato a venire qui. Allora ho fatto una foto dove io sono Giovanotti. Cioè. Ma scusa, se ritira e dov'ha? Con tua moglie da qualche parte? No. Grazie Lorenzo, non ascoltare Enrico, vienici a trovare, ma soprattutto grazie a lui, a Red. Grazie Red che sei venuto.